Ho un piccolissimo problema con la pioggia. E sono nel Dammuso. E la pioggia sta filtrando dalla roccia qua dietro e sta uscendo da lì. Che non è proprio una bella cosa. Infatti sta gocciolando dalla roccia. Ho una sorgente in casa. Una sorgente. L'acqua sgorga. Pazzesco. Altro che umidità. Porco. Finisce nel pozzetto della messa a terra. Se io gli metto una pompa, devo mettere una piccola pompa, cioè un pomp con un sensore che l'acqua me la tira fuori. Potrebbe essere un'idea. Non vedo cos'altro fare, perché qua è una sorgiva. È un'emergenza dovuta alla pioggia. Adesso ho tolto un po' di acqua. Questo video inizia spontaneamente con una documentazione di acqua che, come avete visto prima, filtra dalla parete, da lì, perché è una giornata di pioggia costante. E come vedete ho una sorgente d'acqua che si raccoglie dentro il pozzetto della messa a terra, fortunatamente, e che è esattamente dietro i miei scaffali, perché dietro c'è questa parete di rocce e di rocce un po' più cementate, ma al di là c'è la massicciata su cui poi è fatta la strada, e dalla strada evidentemente filtra acqua. Questa cosa già succedeva 20-30 anni fa, quando ancora questo pavimento non c'era, e quando pioveva tanto si riempiva tutto d'acqua e poi usciva dalla porta di là. Ora, dopo un attimo di sconforto in cui mi sono detto ma che cazzo faccio lavori col cemento, che qui non c'è un cazzo da fare, questa casa va demolita, mi è venuta la genialata e mi sono detto ci vorrebbe una piccola pompa. Lì ho fatto un piccolo scasso qui per direzionare l'acqua, perché vedete c'è quella plastica lì, è stata messa sotto tutta questa pavimentazione quando è stata fatta, e finisce all'incirca a filo delle mattonelle. Qua un po' si vede, c'è la plastica. Questo perché qui si riempiva d'acqua e quindi l'acqua rimane sotto, piove un po'. Ma quando piove tanto evidentemente non ce la fa, si riempie troppo, l'acqua filtra fuori e non sa dove andare, e alla fine mi è arrivata qui. E allora mi sono detto, quello è un pozzetto. Se io ci mettessi una piccola pompa potrei tirare fuori l'acqua. Però non ho un sensore. Come potrei fare? Potrei usare un timer, ma non ho la pompa. E poi mi sono ricordato che io negli anni 90 mi ero costruito un sistema di raffreddamento ad acqua per il mio computer. Sono stato uno dei primi, forse sono stato il primo in Italia. E c'è una pagina web sul water cooling che io feci allora, con una pompa per acquari. E guardando in queste scatole mi sono detto, ma io l'ho conservata questa pompa per acquari. Ho preso la prima scatola che mi è venuta in mente ed eccola qua, la pompa per acquari che non uso da dagli anni 90. Adesso vedo se funziona e vedo di costruire questa stronzata, se ci riesco io veramente. Anzi, prima la metto un po' a bagno perché forse andrà sbloccata. Vediamo se parte. Va proprio a 220, bene. Ed ecco qua, in assoluta e totale emergenza. Non so dove mettere la camera. Comunque, pompa per acquari, tubo, e adesso la provo. A questo punto la provo, perché so che funziona.
Vediamo se ci riesco. Allora, vediamo se esce l'acqua da... Caffanculo. L'acqua da qua. Vediamo un po'. Attenzione, via! Funziona un cazzo. Sì, sta pompando. Funziona! Solo che praticamente ha asciugato questo, ha già finito. E poi gira a vuoto. Questo è un problema, ci vorrebbe un piccolo galleggiante. Io non lo so come posso fare. Però questa pompa è perfetta. Praticamente questo, che diciamo è l'equivalente di quello, l'ha tirato fuori in un attimo. Ed ecco qua, adesso questo è l'ingresso della pompa, lo devo assolutamente proteggere dai detriti, quindi gli metto questa retina con una fascetta. Purtroppo non ho un timer adatto, non ho un sensore di livello e non ho il tempo, quindi adesso proverò a svuotare il pozzetto intanto a mano così e vediamo cosa succede. Bene, ora non resta che provare. Qui c'è un contenitore vuoto. Qui ci metto un po' di luce, là si sta già riempendo. Adesso io gli ficco la pompa. Ecco, la devo tirare proprio dentro. Ecco qua. Non è molta l'acqua, però si riempie. Quindi adesso questo lo metto qua. Ecco. E a questo punto via! Anzi, lo inquadriamo anche meglio. Ecco, in teoria la pompa è accesa, però sta facendo un cazzo. Perché? Ah sì, sta stucando l'acqua, si sta abbassando l'acqua, vedete? Fantastico, quindi funziona. Va molto piano. Sembrava più potente, ma in realtà è meno potente. E l'acqua non è così torbida, è molto pulita. Ecco, ha finito. E ora sta girando a vuoto. Ora, se riuscissi a fermare questo cazzo di treppiede. Ah, è appoggiata sul cavo elettrico della messa a terra. Pompa bastarda! Bastarda! Si vede l'acqua che sale. Si vedono le bollicine. Io mi sto spaccando le ginocchia qui a terra. Un dolore pazzesco. Ovviamente ora si è fermata perché... Non è un sistema del cazzo. E intanto da lì continua a uscire acqua. C'è un cazzo da fare. Intanto però da qua esce come detto. Esce come dell'orina. Vedete? Acqua. Quindi sta funzionando. Io ho un sospetto perché qua... Ecco, ora... Ora sta succhiando vuoto. Però qua ha riempito veramente tanto. È arrivato fino a qua il livello. Vuol dire che lì c'era più acqua. In realtà continua a succhiarne. E io ho un sospetto. Il mio sospetto è che quell'acqua non venga solo da quel ruscelletto lì, ma che sotto questo pavimento sia pieno d'acqua, che sta salendo. Quindi questa pompa, secondo me, può funzionare. Adesso la spegnerò e vediamo se lì il livello risalirà. Vediamo. Un po' di luce. Ecco. Siamo così e spengo. Perfetto.
Ho spento e vediamo quanto ci mette l'acqua a risalire. E io vedo scorrere e mi sa che ci mette veramente poco. Quindi questa pompa io la temporizzerò a un quarto d'ora di funzionamento e un quarto d'ora di fermo. Se si brucia sti cazzi, oh, alla fine è acqua, che cosa devo fare? Avrò un po' d'acqua qua e poi qua 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 qua, qua e si asciugherà pepe. Ok, mi sono ufficialmente ridotto uno schifo. Ho recuperato del tubo schifoso che avevo in casa. L'ho collegato e l'ho mandato di là. Di là c'è uno scarico di un gabinetto che non è mai stato costruito, però lo scarico è collegato. Quindi va là dentro, collegato lì, fascette con un po' di salitella. Speriamo, va bene, questo lo devo abbassare per evitare che spilli fuori l'acqua perché mi incazzo. E poi metterò il timer. Come vedete si è già riempito, è passato un quarto d'ora, non solo, ma l'acqua sta uscendo anche da qui. E quindi non c'è un cazzo da fare. Vedete lì? C'è un'altra sorgiva. C'è un'altra sorgente, vedete? E se guardate bene qua, c'è uno scavo, perché qui veniva fatta proprio passare l'acqua, in questo punto qui. Quindi è una cosa che riguarda la storia di questo posto. Ah, per come era costruito, anche perché qua dietro, dietro queste pietre, c'è nascosta una cisterna, una vecchia antica cisterna che è stata poi riempita. E quindi questa parte di ambiente probabilmente, che ne so, era parte di una cisterna nel Medioevo, non ho idea, me ne sbatto. Comunque, per questo non c'è assolutamente niente da fare, non posso fare nulla e quindi domani io vedrò cosa è successo e asciugherò. Mentre qua io adesso accenderò la piccola pompa e non aggiungo altro, e tramite l'uso della piccola pompa e non voglio aggiungere altro, noi faremo questo. E come vedete la piccola pompa si sta sucando l'acqua. Vediamo, un disastro, qua c'è un disastro. Il dammuso era sistemato e adesso è tornato a essere un disastro. Allora, cosa sta succedendo? Io ho una fondazione che è fatta probabilmente di roccia, ok? E questa è roccia calcarea, che non sappiamo dove finisce. Su questa roccia calcarea è stato costruito chissà quando un muro, che disegnerò così, di pietre, che sono tra l'altro sostegno a un altro pezzo della casa, eccetera. Mentre da questo lato, a questo livello, c'è la strada. Qui c'è una strada con il muro di casa e questa è tutta terra, ok? E pietre. Terra e pietre. Però questa è roccia. Questo è il cosiddetto bedrock. Ok. E questo è il mio dammuso. Il mio dammuso come è stato fatto? È stato riempito con della ghiaietta, perché prima il pavimento era roccia e la roccia aveva addirittura degli scavi per fare passare quest'acqua che filtrava, poi adesso vi dico da dove. Comunque è stata messa della ghiaia, poi è stato messo un foglietto di plastica bella spessa, diciamo a questa altezza, sulla ghiaia pressata. È stato fatto e la gettata di cemento, che diciamo che è così, ok? Ecco, questa è la struttura di questo troiaio che mi trovo. Questa, la plastica sale un po' su. Ora succede che l'acqua praticamente da qui, dalla pioggia, si infiltra nel terreno, perché è un giorno e mezzo che piove pesante. E se ne va qui sotto, se ne va qui tra la parete e la roccia e cade qui dentro. Cosa succede? Che l'acqua se ne cade tra la plastica e la roccia stessa e finisce
finisce qua dentro. Io ho il sospetto che sotto qua, dove c'è tutta la ghiaia, si sia riempito bene o male di acqua. Quando non ce la fa più, l'acqua arriva a questo livello e trabocca fuori. Ed ecco che io mi sono trovato l'acqua sul pavimento. Ora qua, qui ho il pozzetto della messa a terra. Il pozzetto della messa a terra non ha un fondo di cemento, perché c'è la puntazza della messa a terra, che disegnerò in rosso, che è piantata per la messa a terra dell'impianto elettrico. Un'ottima messa a terra, peraltro. Secondo me, non è acqua che cade qua dentro e io gliela faccio andare perché qua ho fatto un piccolo scasso e quindi l'acqua se ne va nel pozzetto della messa a terra, adesso non si vede più un cazzo di colori. Ma è acqua che sta sotto il pavimento, che sta filtrando e se ne va dentro il pozzetto della messa a terra. Infatti, se vedete, si è riempito al volo, ma si è riempito veramente tanto. E devo dire che quando ho asciugato lì, quando ho tirato l'acqua dal pozzetto lì, questa parte diciamo che è diventata un po' più lenta, perché anche lì si infiltra sotto la plastica, riempie la parte sotto il pavimento e poi non ha più dove andare ed esce fuori. Quindi penso che se io continuo a svuotare quel pozzetto a intervalli di un quarto d'ora, rischio di bruciare la pompa, però forse limito i danni. Ma che bel disegno, eh? E nel frattempo io nel Dammuso nuovamente ho un bordello. Quindi adesso io mi rilasso un po', perché non posso fare nient'altro. Mi metto un po' di musica mia e mi programmo questo timer, che è l'unico che ho. Un quarto d'ora sì e un quarto d'ora no. Ecco, questo già è un troiaio. E mi devo passare il tempo così a rompermi il cazzo. A settare questo timer un quarto d'ora sì e un quarto d'ora no. E io stanotte non ci dormirò. E ma che cazzo devo fare? A meno che non trovo un timer programmabile, ma sono le ore 19 e troverò tutto chiuso. Dovrei costruirmelo con un Arduino, ma non ho il tempo e la tranquillità emotiva per fare questa cosa. I pezzi ci sono, in effetti. Relè, Arduini, sì, magari domani se il problema continua io questa cosa la faccio. Ed ecco fatto. Timer programmato. Adesso lo ficchiamo! Ed ecco qua, io non so se il timer funziona. Ma sembrerebbe di sì. E vi dirò anche che mi sono accorto di una cosa. Io stamattina entrando in laboratorio, ora questo è un casino che ho fatto io, vabbè. Qua ho asciugato un po'. Entrando in laboratorio mi sono girato e ho detto, ma che cos'è questa macchia di umidità? Che qua è stato tutto chiuso e il lavandino era completamente asciutto. E ora capisco, questa è una macchia di umidità dovuta al fatto che l'acqua da lì, da sotto, sta camminando e sta andando a trovare sfogo di là. Per questo c'è questa umidità che sale da qui. E io dovrò cominciare a nominare invano il nome del Signore, perché mi sembra l'unica cosa che io possa fare in questo momento. Comunque qui il lavoro da fare sarà aprire una traccia e creare un pozzetto con una pompa fatta come si deve, con un sensore di livello. E poi to l'acqua, anzi me la vendo l'acqua, me la bevo, mi faccio la sorgente naturale. Chi è? Poteva andare liscia? No, perché secondo me questo timer non sta funzionando e quindi è scassato. E quindi vediamo che cazzo c'è qua dentro. Ma qua cascano pezzi. Ok, la spina è qua. Ecco, una molla è saltata. La protezione del cazzo
di ste spine del cazzo per deficienti. Ok, questo è così. Ma ora qua sotto, infatti, ok, timer sostituito, speriamo che questo funzioni. E ora, se non vado a comprare qualcosa, io stasera non mangio, però potrò bere dell'acqua. È passata mezz'ora e sono tornato a vedere. Devo dire che secondo me il sistema sta funzionando. Qua esce ancora un po' d'acqua perché, vabbè, qua non posso farci molto. Però è molto meno rispetto a prima. Secondo me si sta svuotando lì. Ecco, ora è pieno. Ora è pieno. E in un quarto d'ora si riempie. Ed è bella trasparente. È acqua trasparente. A quanto pare sono tanti in paese ad avere lo stesso problema e c'è poco da fare, c'è veramente poco da fare. Beh, devo dire che sono le 5 del mattino e ho avuto un pochino di acqua in casa, quindi mi sono alzato per asciugare. Però vedo dalla telecamera che il sistema sta funzionando. Ho solo questo piscio di acqua. Acqua qui, qua. E quindi vediamo se riportiamo lo zoom della telecamera al 100%. Ecco, vedete, c'è questo piscio. Il timer della pompa è qui, la pompa è qui sotto, qui c'è il tubo che va di là. E c'è solo questo piscio, ma vedo che questo piscio non ha riempito tutto il pavimento, ma soprattutto non è andato nella parte di qua. Quindi sì, La cosa che ho fatto ha funzionato, perlomeno sembra che stia funzionando abbastanza bene, anche se c'è del piscio. Ed ecco la situazione stamattina, pensavo peggio, devo dire. È arrivata lì, sotto il sacco della spazzatura, ma nulla che si possa togliere con un mocio, cosa a cui provvederò adesso, mentre il pozzetto sta spurgando. Bene, quindi qua funziona, lì sgorga molta più acqua adesso. E wow! Incredibile. Mentre qui, beh, qui non c'è niente da fare. Ho improvvisamente deciso che scaverò una traccia
scaverò un piccolo solco e questa è un'ottima occasione per fare una cosa, un unboxing. Faremo un unboxing di questo oggetto che ho preso tempo fa alla Lidl perché c'era un'offerta, è costato 29 euro, farà sicuramente pena, però adesso noi lo apriamo e vediamo cosa c'è dentro, perché questo meraviglioso oggetto potrebbe aiutarci nel nostro intento, perché noi abbiamo un intento. Quello che è iniziato come un disastro si trasforma in un video di unboxing di una smerigliatrice angolare, angle grinder, vediamo come la chiamano, smerigliatrice angolare, esatto, piccolina, di bassa potenza, direi che va bene per le cose che devo fare io, per cui vediamo cosa c'è all'interno. Allora, abbiamo una meravigliosa busta di plastica, un sacchetto di plastica con cui soffocarsi, vedete c'è pure il simbolino, una maniglia e la chiave, la meravigliosa chiave. Bene, estraiamo la maniglia perché a noi interessa principalmente, ecco, questa è la protezione. Ed ecco la smerigliatrice angolare, che è pesante, è molto pesante. Wow! Cavo di alimentazione robusto con la maledetta spina Schuco maledetta, che noi taglieremo e sostituiremo con una spina italiana, ma non adesso. Poi c'è la fascetta che stringe i cavi, che va assolutamente gettata nella spazzatura. È un manuale di istruzioni e di garanzia e di assistenza che noi non leggeremo e ignoreremo completamente. Ora, mi pare evidente che questa maniglia si ficchi qui. Questo lo ficchiamo nel computer così non fa rumore. Gli ficchiamo la maniglia, ecco fatto. Come al solito l'interruttore è dotato di una sicura che si spinge di lato, come potete vedere. Sembra veramente niente male. Ok, questo probabilmente va tolto, questo probabilmente non lo so, forse devo svitare questo, devo allargarlo. Come faccio a mettere questo? Ah, con la violenza. Allora vuole la violenza, ah, hai capito, vuole l'uso della violenza, bisogna allargare questa vite al massimo, ok, più di così non va, poi con l'uso della violenza, però non entra sta merda, ecco, bisogna allargarlo con l'odio. Perché non entra questo puttana della... ma questo non esce. Come si fa a ficcare sto coso? Assolutamente impossibile. E la vite più di così non esce perché ha un taglio che gli impedisce di svitarsi di più. Ah, ho capito, probabilmente ci vuole un attrezzo speciale. Ci vuole l'applicatore, perché per mettere questo bisogna utilizzare l'applicatore. Porcacciala! Perché non entra? Ecco, ora è entrato! Vedete? È semplice! Con un po' di delicatezza, che voglio dire, non solo uno ha il cazzo fracassato dall'acqua che gli scorre in casa, ma deve anche rompersi il cazzo. Ma come cazzo si mette sto coso? Così probabilmente. Deve solo cacarsi il cazzo a mettere ste protezioni del cazzo che poi non entrano. Ora cerchiamo un dischetto adeguato. Ed eccolo qua, scheggiato male. Quindi questo andrà in mille pezzi.
lo mettiamo qui. Poi si avvita la sua vite. Bene. E poi si stringe premendo il pulsante. Ecco fatto. Basta stringerlo un pochetto. Recuperiamo il cacciavite che intanto è caduto, giusto per farci bestemmiare un po'. Occhiali protettivi, mi raccomando, e guanti protettivi. Perché ci si mette un attimo a scassarsi le mani e a bestemmiare. Quindi ora noi ficchiamo. Non è neanche fantastico, non è nemmeno rumoroso come quello che mi ricordavo. Il mio faceva un casino infernale. Ecco, guardate l'acqua che cammina. Vediamo se sono riuscito a fare le pendenze giuste. Forse bisognerà allargarlo. Ci vorrebbe uno scasso più grande. Però l'idea è giusta. Vedete? È arrivato. Ovviamente la stanza si è riempita di polvere, cosa che io ho cercato sempre di evitare in questi giorni, in questi mesi, pulendo a non finire. Ma come sapete, il creatore ci è sempre contrario, sempre. Trova sempre un modo per renderci la vita difficile. E quindi non mi resta che aprire e fare circolare un po' d'aria, vediamo se questa polvere se ne va. Mentre fuori continua a piovere. Per rimediare allo scasso farò una cosa. Proverò ad utilizzare del cemento rapido. Vediamo in quanto rapidamente si rapida. Cemento rapido. Bene. Vediamo se ce la fa. Ovviamente non ho trovato la cazzuola. Quindi lo devo per forza mettere così. Ma qua non attaccherà un cazzo, è già bagnato. Probabile che sia rapido come sto cazzo. Ma noi ci proviamo lo stesso. E mi sa che lui... lui indurisce un po'. Vabbè, è un lavoro del cazzo, lo so. Però, che devo fare? Qua nel secchiello si è già indurito, ma lì mi sa di no. Magari qualche altro colpetto ve lo posso vaffanculo dare. Chi lo sa? Ecco che scorre l'acqua. Scorre, scorreggia. Affanculo. Poco fa, in soli 4-5 minuti, qua si riempiva di acqua. È passato una decina di minuti ed è ancora asciutto. Direi che la canaletta sta funzionando. Incredibile. Quindi forse il cemento ha preso e quindi evita di scorrere lì. Va bene. Ma soprattutto, ecco, forse va un po' da quella parte. Ma io me ne sbatto, cioè non è che posso... Adesso
è un lavoro in emergenza, anzi è una cagata in emergenza, perché questa è una cagata. Ma prima o poi dovrò affrontare questo problema e creare una soluzione. E l'unica soluzione possibile, secondo me, è creare una canaletta. Una canaletta, guarda, mi metto questo tra le palle così illumina. Una canaletta che passi tutto sotto qui, ma compresa anche quella zona, che non so come arrivarci. Creare una canaletta di scolo e poi creare... Non vorrei usare quel pozzetto che l'ha messa a terra, anche se ha il suo senso, in un certo senso. Ma forse sarebbe l'idea creare un pozzetto apposito, scavarlo, farlo per bene, magari con un secchiello cementato in modo che sia pulito e pulibile. Dopodiché inserire all'interno un sistema composto da una pompa apposita, piccolina, con il sensore di acqua o di umidità o di livello che me la porta poi dove deve portarla. Questo è un tubo messo a cazzo, ma in futuro magari ci potrà essere un ulteriore scasso per portare l'acqua di là quando dovesse piovere, insomma, perché qua non c'è un cazzo da fare. Io ora mi sono veramente rotto i coglioni, sono sveglio dalle 4:30 di stamattina a spalare acqua e ho quasi risolto, ma la pioggia si prevede che si fermerà stasera alle 20. E comunque va bene, è stata l'occasione per fare un video di devastazione e saccheggio, perché qua ormai si tratta di devastazione e saccheggio per l'ennesima volta. Spero di poter risistemare tutte queste cose al più presto. Il cazzo si è distrutto in proporzioni immense. Meno male che avevo la stufa della Vevor che mi ha riscaldato. Andate al link in descrizione e compratela dal link in descrizione, perché è giusto così, è giusto così. Che dire? La divinità ci mette sempre alla prova e noi reagiamo prontamente, nominando invano il suo nome e realizzando queste porcherie. Non capisco perché l'acqua continua poi a riempirsi, la pompa sta funzionando ancora e c'è tanta acqua, quindi è un livello pressoché costante. Questo vuol dire che veramente c'è molta acqua là dentro e quindi potrei lasciarla accesa un po'. Praticamente la pompa si avvia, poi fa rumore di gorgoglio, dopodiché riprende a sucare in modo regolare. È strano, non capisco, devo indagare questa faccenda. Ecco, nel frattempo la pompa sta sucando, a meno che non sia andata, lei non vada in cavitazione, quindi si vuota. Però no, qua l'acqua esce alla grande. Sì, esce alla grande. E il tubo è pieno. Vediamo. Ecco, ora si sta abbassando il livello. Si sta abbassando ancora. Vedete? Ora tra poco la pompa. Ah, ecco cosa succede. Va in cavitazione e quindi non pesca più. Aha. Ecco cosa succede. Ecco, è in cavitazione e la pompa smette di pescare. E però io poi vedo l'acqua tornare nel tubo. La vedo tornare qui, viene spinta di nuovo, però il livello piano piano tende a risalire. Che strano. Intanto dal muro scorre sempre più acqua, come potete vedere lo scorrimento dell'acqua è molto più
più forte. E la canaletta sta funzionando molto bene. E qui si sta riempendo di nuovo. Ma come mai? Forse devo spegnerla e riaccenderla. Vediamo. Spengo e riaccendo. Ma no, ma non la posso spegnere così. Devo spegnere così. E così. Ed è partita. Ah, ecco. Si dovrebbe spegnere e riaccendere per farla scavitare. Ok, ecco. Vediamo. Vediamo cosa succede ora al tubo. Forza. Cavita, maledetta, cavita. Cavita. Ecco, cavita. Vedete le bollicine? E poi continua a spingere dell'acqua. Vedete, continua. E piano piano, ah, ecco, adesso si è fermato. E però no, le bollicine stanno continuando a muoversi. Ah, ecco, qua si è fermata. Si vede chiaramente. Ok, perché è andata in cavitazione. Ok, quindi lei dopo un po' si ferma perché cavita. Ah, misteri delle pompe.